nel favoloso mondo dei mostri. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Fallout 3 Point Lookout DLC. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati lo scorso episodio che abbiamo scoperto. Professor Hunt, non guardare, saresti il piccolo scansone nella tua mente. Perché invece di giocare non distruggi quella gente. Buttalo nella pressa dei figli e facciamola finita. Ti assicuro che la gratitudine del professor Hallard vale molto più di un marinaio da quattro. Ci siamo lasciati lo scorso episodio che abbiamo scoperto chi c'è dietro tutta questa cosa, ovvero sto professore Calvet. Il problema è che adesso mi ha appena chiesto qualcosa di strano. E io volevo andare un attimo all'emporio prima di andare avanti. Fammi vedere cos'hai da vendere. Niente in pratica c'hai. Vabbè, le munizioni te le prendo più che volentieri. Riparami la roba, abilità 5. Mio padre mi ha insegnato un paio di trucchetti. Non t'ha insegnato nulla. Zero proprio, signorina. Ciao, addio, guarda, non t'ammazzo solo perché sennò poi mi sale il karma cattivo. Adesso la nostra opzione è: o vai lì e distruggi e fermiamo sto professore, o andiamo di là e distruggiamo sto tumore. E non lo so, non so effettivamente cosa fare. Certamente tutti e due sono degli stronzi. Però sto professore non mi piace proprio. Il salvataggio ce l'ho sempre. Io non lo so. Andrei qua e metterei il disturbatore solo perché il tipo mi ha risposto peggio di Desmond. Quindi, oh, va bene così. Il salvataggio è proprio qua, quindi, oh, andiamo. Installiamolo. È apparso un nemico. Che cazzo hai combinato? La pagherai cara. Pagherai. Nessuno osa tradirti. Tradirti, cioè neanche ci siamo mai messi assieme a lavorare. Ah, il tuo la tua vendetta sarebbe il lag, magari. Quello sì che sarebbe veramente una vendetta. Dov'è andata la tribale? Eccola qua. Sì, ma quanto lag. Io stavo controllando se andava in realtà. Ah, ciao. Bel colpo. Davvero. Ci sei quasi riuscita. Ciao ragazzi. Guardiamoci negli occhi per due minuti. Anzi no, aspetta, fermo. Fammi usare un altro fucile. Aia, mi sono andato a incastrare. E adesso? Ah, ma... Oddio. Addirittura un cecchino. La madonna. Sto tizio mi vuole proprio morto, eh. Come c'è salito poi lassù me lo deve spiegare. Dove sei? Madonna. Metterai cibo per la pianta di pulce. Manchi solo tu, dove sei? Chi? Ah, ce n'è un altro. Finalmente.
Non la usavo da un po' sta mitragliatrice, effettivamente, ci sta. Bravo robot, aiutami! Proteggimi! La madonna da... Come che c'è anche il coso? Ci sono muri invalicabili che si chiamano muri invisibili per voi. L'ho mancato? No, invece l'ho proprio... Attenzione cittadini... Wang Yang! Sospettata, comunione... Ok. Oddio, i cani! Vieni qua, cagnaccio! Dovrei smettere di usare lo spavi in quest'area, mi sa. E su con la supposta. Cluck. Aia. Ah no. Sono sperato in realtà io che fosse morto. E invece no. Dove è andato quel cagnaccio? Ok, la situazione si è calmata. E io devo andare qua. Giuro che se il finale... Se questo è il finale, tra l'altro. Se il finale o la storia non mi dovesse piacere, torno indietro col salvataggio e distruggiamo sto coso. Anche se penso che questo fra i due sia il finale migliore. La madonna. Independence Day. È esploso tutto. Bene. Se c'era qualche arma... Oh. C'è un bunker. Se c'era qualcosa di segreto dentro la villa, l'abbiamo perso. Quel bastardo ha ucciso i miei cuccioli e ha quasi ucciso me. Per cosa? Cosa? Non ha un corpo per farlo da solo e quindi vuole farmi saltare in aria a me. Beh, Lockhart. La finita. Desmond Lockhart alla fine vincerà. So dov'è. Questa volta ha bluffato davvero. Io e te entreremo lì e la faremo. Ah, beh, certo. Non... Quello lì era un ologramma. Io sono stupido. Non voglio essere più una pedina di questo gioco, Desmond. Dove si trova? Se è ancora in vita, era molto in pensiero. Il faro. Lì sotto ha un laboratorio, lo stronzo. Tutto il tempo proprio sotto il mio naso. L'ho scoperto quando ha lanciato un segnale per evitare il disturbo delle frequenze. Stava mandando quei tribali a uccidere i miei cuccioli. È laggiù che cerca di nascondersi dietro a robot e macchine. È patetico. Deve morire ora. Cioè, ce l'abbiamo avuto tutto questo tempo dietro casa. E lo scopriamo adesso. Ho bisogno di tempo, lo entriamo e mettiamoci al lavoro. Ora va meglio. Aspetta. Fermo. Fammi prendere tutte le munizioni che hai. Una quantum. E niente. Andiamo. Io credevo che a sto punto il nascondiglio fosse la zona fuori dalla mappa. Non così vicino. Cioè, il mio nemico... È qui vicino, lo sento. È dietro casa. E lì si vede la chiusura della mappa. Poverini cani. Ma noi li vendicheremo. Desmond? È rincoglionito per un attimo.
C'è un gnomo. Poi è perfetto, proprio all'alba lo stiamo facendo. Non so perché, ma credo che il finale giusto sia proprio quello di Desmond. Forse quello più semplice era quello del professore? Non lo so. Ah, addirittura. Va bene, vengo a visitarmelo da solo. Sempre che non esploda anche sto posto. E non si sa mai, quindi... Ah, guardano un altro. Ah, chissà se si può riparare. A quanto pare manca qualcosa. Quindi niente. Ok, eccomi qua. Al laboratorio sotterraneo. Piripiripi. Oh, aspetta. Ah, luce. Una laser gatling con cui riparerò la mia. Che non mi serve. Arrivo. Non so perché, ma credo che mi servirà un armamento pesante. Ehi, è chiusa, vero? Sbrigati. A fare cosa? Era troppo difficile per te? Che c'è qua? Un bagno. Cella energetica Maestron. Non avevo mai trovato ste munizioni. Mi sa che sono per un'arma unica. Ah. E questa invece sembra un tavolo per le operazioni. Anzi, guardando tutta sta roba che si collega alla sedia, mi sembra più un tavolo quasi per unire gli umani ai robot. Per l'estrapolazione quasi del cervello. Potrebbe darsi. E levati però, Desmond. Cos'è? Non l'avevo visto, pensavo mi stesse sparando lui. Sì, ma basta sparare. Le munizioni costano. Le munizioni costano e le armi si rovinano in fretta in sto gioco. Usiamo quello al plasma, va là che almeno non consumiamo robe. Distintivo di sicurezza livello alfa, che mi sembra essere un livello abbastanza alto, quindi... Anzi no, guarda, usiamo la pistola del colonnello Hotum. Almeno la usiamo un po'. E non c'era niente. Distintivo alfa, va bene, ce l'abbiamo già però... Non si sa mai. Guarda, ci sono queste munizioni Maestron. Queste munizioni Mason. Ce n'è una che non riesco a prendere perché sì. Sta roba non la posso prendere. Bello. Tieni, c'ho la carta di sicurezza. Grazie. Stiamo arrivando, professore. Aia. Non sei programmata per fallire, ma a quanto pare per morire sì. Yeah! Tan tan. Sicurezza beta, lo sapevo. Sacca di sangue, non mi interessa però. Questo Medix me lo rubo volentieri. Questa è proprio preparazione al boss finale. Cioè, vieni qua in questa cosa medica, prenditi tutte le medicine che puoi, tutto ciò che ti può servire. E poi vai tranquillo, vai col signore.
Se c'è anche delta, gamma e robe simili, spero di no. Tanto a te che te frega. Oh no, blur. Questo laser Gatling me lo prendo, che adesso la mia posso ripararla. Io mi occupo di quella. Ma io non vorrei che poi Desmond così, perché sì, alla fine muore. Erano delle prigioni o delle stanze queste. Mi sembra più delle prigioni, visto che fanno gli esperimenti. E qua è pieno di robot. Vieni qua, ragazzo, parliamo. Peccato, brutto bastardo. Aspetta, fammici parlare. E perché mai dovrei farlo? Mi avete rotto il cazzo tutti e due. Non importa, se vuoi ti ricompenserò. Oppure potrei andarmene. Che vi succede? Una che va oltre la tua immaginazione, oltre qualsiasi stima. Il dono più incredibile che sia stato mai dato a una creatura vivente. Mi fate venire il mal di testa, devo pensarci. Aspetta. Ma certo, sì. Fermo, salva. Fammi un attimo almeno decidere, no? No, Calvert. Ho portato qualcuno con me. Qualcuno di speciale. Questo straniero ti ha ingannato e mi ha aiutato a trovarti. Sì, Desmond, ma da che parte sta lui? Lo sai? E ne hai la certezza assoluta? Non hai mai avuto fiuto per i tuoi alleati, ammettilo. Beh, vedremo, no? Distruggilo! No, no! Distruggi lui! Ma quanto cazzo parli, Calvert? Sei un bastardo, viscido senza cranio. Davvero privo di gusto, signor Lockhart. Dopo tutto questo tempo ancora non hai imparato parole nuove. Idiota. E tu, sempre con le tue insulse minacce e le tue stupide cazzate. Parli, ma non agisci. Ah, mi fai ridere, che orgoglio, che idiozia. Sai tutto parole e niente fatti. Attaccami, se la vuoi finire una volta e per tutte. Ah, ci risiamo, cazzo. Patetico cervelletto senza... Non lo so! Le tue parole non hanno senso per me. Ora dovremmo essere a posto. Siamo, cazzo. Patetico cervello. Dai, che l'ho già attaccato. Le tue parole non hanno senso per me, signor. No, dai. Fammi passare. Boh. Sì, ma come?
Eccolo, no. L'avevo visto, avevo visto il cervello. Eccolo. Guardalo qui, un cervello. Alla fine il mondo si è liberato di quel piagnucolante, disgustoso, arrogante cervello. Pensaci, tutto quello che ha preso, tutto quello che aveva, è tutto qui ed è tutto mio. Mio! Ehi, calmati, farei un casino. Idiota, non puoi avere idea di quanto valga. Ho combattuto contro Calvert per più di 200 anni. Sì, ma solo grazie a me qua, Ne esco con la vittoria in mano. E ora, 200 anni di tecnologia, sapere e ricerca rubati. Ma ora non ha più importanza. Dov'è la mia parte? Prenditi tutto quello che vuoi da questo posto disgustoso. I miei affari non ti interessano. Goditi la tua parte. Non credo che le nostre vie si incroceranno ancora. E possiamo ringraziare Dio per questo. E anche cantare alleluia. Chiave del cavo. Che fine ha fatto il cervello? Eccolo. Cioè, quindi era indifferente chi avessi ammazzato, forse? O semplicemente lui si è arreso al fatto che, non avendo più un nemico, non gliene frega più niente della sua vita? Che è molto probabile. Eccoci qua. L'emettitore di microonde. Questa è la nostra arma leggendaria di questo gioco. Dov'è? Emettitore di microonde. Bella. E sta cosa mi porta su, ok. Ah, quindi il badile era un'arma. Mannaggia. Bene. Sto raccogliendo più dati possibili dai computer. Quando avrò finito, farò Ora che ci siamo disfatti di Calvert, andrò a nord per Siamo rimasti in pochi. Il grande Joe. Ah. Specie di... Che parola posso usare per farmi capire? Microcosmo, sì. Una specie di microcosmo del vecchio... Ah. Quindi è tipo una grande sfida fra di loro. Addio, allora. Dove sono finito? Cos'è che mi sta uccidendo? C'è qualcosa che mi sta facendo del male. Beh, signori, sembra che la nostra avventura qui a Point Lookout sia finita. Manca ancora un sacco di roba da esplorare. Questo è poco ma sicuro. Mancano ancora questa parte qua e la parte fuori dalla mappa. Non ne sono sicuro, ma credo sia piena di Deadclaw. Ma non ne sono per niente sicuro, anzi, no, per niente, sarà piena di esseri mutanti. E mi sembra così strano. Mi sembra così strano aver fatto teoricamente poche missioni in un'area così grande, anche se effettivamente abbiamo girato. Quello è sicuro. Ma è strano. Se mi dite che il finale di Calvet era migliore di questo, io ci provo. Fatemelo sapere voi. Signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.